Questo è il video di presentazione del progetto Gaon che si eseguirà in prima esecuzione assoluta il 26 gennaio a Milano presso la fabbrica del vapore. Ora ti mostrerò gli effetti che il compositore Yuval Avital ha deciso di applicare alla tuba. Uno dei primi effetti che troverai in partitura è il suono, il simbolo del soffio. In realtà vuole un'imitazione di quello che è il suono del vento. Il simbolo con due tagli sotto la chiave di basso, a forma di triangolo rovesciato, indica che bisogna suonare la nota più grave possibile. Logicamente, ognuno di voi eseguirà la nota in base alla sua estensione, al suo registro, la nota che più gli viene comoda. Vi consiglio di non esagerare troppo e arrivare al vostro limite, anche perché le note che bisogna suonare su quel registro sono note molto lunghe, con tempi molto lenti e dove richiedono molta aria, perciò non esagerate nel voler suonare a tutti i costi la nota più grande. Tenetevi sempre un piccolo margine. Cercate questa possibilità di tenere dei suoni molto lunghi e la dinamica sarà in relazione a quanto scritto nel brano. L'indicazione in partitura Cuvre è una derivazione dal francese che significa cuivre, ovvero ottone. Con questa indicazione dovete ottenere un suono metallico. Vi consiglio di ottenere questo effetto utilizzando la posizione dell'ottava grave. In realtà suonate come se fossero 5F. Vi faccio un esempio suonando il Fa. Restiamo fortissimi. Ora, se la stessa dinamica uso il quarto dito, vado praticamente in sesta posizione, il suono è molto più metallico. Perciò tenete conto che tutto quello che avete scritto pensate alla posizione relativa all'ottava bassa. Il simbolo a forma di ondina del mare indica uno sfregamento di un filo di nylon sulla campana. Questo filo di nylon verrà prima fatto passare su della pece e dopodiché verrà sfregato sul bordo della campana. Questo genererà un attrito e un fischio, un suono che gratta. Il compositore ci sarà scritto anche sulla partitura questo simbolo con sopra la durata in minuti o secondi di quanto deve durare l'effetto. I direttori d'orchestra avranno un gesto molto particolare che capiremo e indicheranno il scorrere del tempo ogni 10 secondi in maniera che riusciremo a conteggiare tutti insieme la durata effettiva di questo effetto. Questa indicazione è solo per i solisti. La respirazione circolare, cioè questo simbolo, diciamo un cerchio semichiuso, una freccia, che è concepito circolare. La respirazione circolare, al contrario di quello che è la prassi esecutiva nella musica classica, il compositore chiede che sia piuttosto evidente nel momento in cui inseriamo col naso, quindi morso. Inspiriamo con il naso.
indicano un effetto che si ottiene colpendo con la mano il bordo del bocchino. Naturalmente bisognerà rispettare il ritmo scritto dal compositore. Si ha abbastanza libertà nel selezionare da soli la qualità del timbro che vogliamo ottenere. Si può fare un suono più acuto, e non è necessario fare molto rumore, ma è più interessante fare diverse qualità timbriche. Per il prossimo singolo il compositore ha una richiesta particolare, chiede all'esecutore di far partire il suono dal nulla, dal veramente solo il soffio dell'aria, per poi arrivare a un metà suono, metà aria, che poi vedremo nel caso dell'acustica in cui ci troveremo e nella massa sonora che riusciremo ad avere, se sarà il caso di arrivare a un pianissimo o veramente solo a questo mezzo suono. Proviamo. Questo effetto lo si ottiene con quello che è in realtà un difetto. Molto spesso quando si studia si cerca di attaccare un suono che parte da zero, da solo aria, viene il labbra, partono, fanno partire una vibrazione molto flebile e a volte è anche molto acuta. Vi faccio sentire. Come avrete notato, il suono che ne deriva è l'imitazione del vento. Anche in questo caso, molta libertà da parte degli esecutori per decidere l'andamento di questo vento. Si può cambiare, si trovare in partitura, anche altre sillabe, non altre sillabe, scusate, si possono trovare in partitura anche altre consonanti da usare, come la lettera F. Come avrete sentito, tra la F e la S c'è una differenza di qualità di suono, cioè la F ha un suono più grave, la S ha un suono di un vento più simile a un sibilo. Le vocali O e I, scritte sotto le note, indicano che durante l'esecuzione della nota bisogna variare la maschera facciale. Pensare alla O e I automaticamente fa cambiare l'ampiezza dell'apertura tra i denti e
nella O la mandibola scende, nella I i denti sono più chiusi. In questo caso varia proprio il timbro del suono. Se andiamo a esagerare nella chiusura dei denti verso la I, arriviamo a un suono molto simile al disirling. Indica un vibrato veloce. Consiglio per il vibrato di utilizzare il vibrato di mandibola perché è molto più controllabile. E logicamente il movimento della mandibola varia in relazione all'altezza del suono. Se suoniamo sul registro acuto sarà sufficiente un minimo movimento della mandibola verso il basso, cosa del genere. Il movimento dovrà essere molto più ampio. Esiste anche il vibrato di diaframma, ma è sconsigliato. Il simbolo del bemolle rovesciato indica che la nota va fatta calare di un quarto di tono. Se noi troviamo un mi naturale con l'indicazione di quarto di tono, vuol dire che dovremmo tornare al mi naturale calante. Per suonare note calanti consiglio di soffiare aria esclusivamente sulla parte inferiore della bocca, questa zona qua. Ora otterrò una micro, diciamo, scala cromatica di quarti di tono. Il diesis, diciamo, che però non ha le quattro linee, ma ne ha solo tre, una verticale e due orizzontali, che indica che la nota va fatta crescere. Perciò soffiamo solo sulla parte superiore dell'imboccatura. E viene automatico anche tirare su un po' gli angoli quando soffio solo sulla parte alta. E sentite il suono come evidentemente più crescente. Quando troverete delle notine scritte in piccolo, senza un ritmo ben definito, ma solo la testa delle note, e disposte un po' a grappoli, indicano questa dicitura del compositore codice Morse. In realtà cosa intende? Intende che vuole l'altezza del suono scritto in base alla testa della nota e vuole un'interpretazione da parte dell'esecutore molto libera che ricordi un po' come quando battevano il segnale Morse. Seguire esattamente il numero di note segnate, ma più che altro seguire l'andamento. Se vedete delle note distanti tra loro, vorrà dire che saranno dei suoni con un intervallo temporale più lungo. Se vedete un gruppo di note aggruppate, saranno dei suoni più veloci. Il triangolo posto sopra il pentagramma indica l'esecuzione della nota più acuta possibile. Esattamente come per la nota più grave possibile, vi consiglio di non arrivare al vostro estremo, anche perché il lato poi dopo cede. E visto che dovremmo fare un notevole numero di ore di prove e recite, è meglio preservarsi. Però voglio darvi un consiglio su come ottenere dei suoni veramente acuti. Questo si ottiene non con l'imboccatura tradizionale, ma più con quello che si faceva da bambini, era un giochino, che adesso con le labbra bagnate non so se mi viene. Cerco di asciugarlo. Si gonfiano
il labbro superiore e il labbro inferiore, labbra secche, e viene questa vibrazione molto sottile e molto acuta. Che messa all'interno della tuba amplifica, viene amplificato il suono e sembra un suono incredibilmente acuto. Un altro consiglio che posso darvi è quello che se fate questo effetto si tende a perdere un po' il contatto con il bocchino, perciò questo suono non viene amplificato come si deve. Allora cercate di spostare un pochino o in giù in questo caso, oppure al contrario, in su. In questa maniera riesco meglio io, per la mia bucatura, per la mia dentatura, vado meglio a spostarlo verso l'alto. A voi la sperimentazione nel trovare quella che per voi è la bucatura migliore per questo effetto. Le linee che normalmente vengono usate come ribattuto per indicare un ribattuto di 32esimi, le tre linee nere, poste tra due note vicine, indicano un trillo. In questo caso non sono proprio due note, ma sono due triangoli, perciò due triangoli verso il basso sotto il pentagramma. Questo significa nota più grave possibile, però su due note più gravi possibili un trillo tra queste due note. Perciò semplicemente vi consiglio di scegliere la vostra nota grave comoda ed avere anche delle posizioni comode senza stare tanto a fare cose difficili, insomma. Trovate quello che è più comodo per voi. I suoni a mezza valvola. Il compositore indica i suoni che vuole ottenere, però con questa qualità di suono molto indefinita che si ottiene con le mezze posizioni. Se una nota viene a vuoto, per forza non possiamo fare la mezza valvola. Io consiglio comunque di fare tutti i suoni con tutte le posizioni a metà. Questo permette di allungare come se lo strumento diventasse lungo tre volte tanto e si riesce a ottenere con labbro, con un buon controllo di labbro, si riescono a ottenere tutti i suoni. Ora vi mostro una scala di si bemolle maggiore e discendente. In questa maniera è solo una questione di buzzing del bocchino con una corretta intonazione. Mi raccomando, orecchio diciamo in azione per controllare quello che sta facendo. Il simbolo FLZ è un'abbreviazione dal tedesco di Flatterton. Flatterton significa frullato di lingua. Il frullato di lingua si ottiene pronunciando la sillaba R mentre suonate. Per rendere più udibile questo tipo di effetto, consiglio di spostare il punto di contatto della lingua verso il basso, più verso il foro, diciamo, di dove esce l'aria. Questo farà sì che questa interferenza si senta ancora di più. Ora sposto il punto di contatto dietro ai denti, in questo punto. Questa tecnica per il frullato del registro grave. Se non lo facessi si sentirebbe quasi un suono normale. In partitura troveremo due differenti tipi di glissando. Ci sarà un glissando diciamo classico come a imitazione di quello che può essere un glissando di trombone, che lo si ottiene con le mezze posizioni tra la nota di partenza e la nota di arrivo. Oppure un glissando di armonici, ovvero senza mezze posizioni,
va verso l'acuto e torna al grave. Questo in base all'andamento che sarà scritto dalla musica. Tutti i glissandi, quelli con questo simbolo tipo freccia che va verso l'alto, devono essere portati il più possibile alla fine della nota. Se abbiamo un si bemolle, thank you.
che sono le legature di valore. Con delle leggere riflessioni dinamiche, senza l'uso della lingua, perché dobbiamo continuare a fare il legato, possiamo far sentire la differenza tra le crome, le semi-minime, le minime, i vari valori musicali utilizzati. Queste leggere riflessioni dinamiche consiglio di darle utilizzando gli addominali. Immaginate, questi sono gli addominali, se noi li usiamo in contrazione, mandiamo l'ombelico verso la parte posteriore del corpo e usiamo gli addominali così. Questo aumenta la velocità dell'aria. Adesso vi mostro sulla stessa nota, più o meno questa è la velocità che cerco di fare gli addominali. Se non mi dico mano indietro di colpo, va verso dietro, verso la mia schiena e vado un po' su quella posizione che sarebbe sull'attenti, diciamo, in questa maniera ottengo un forte immediato. Gli effetti utilizzati dal compositore sono finiti, vi aspetto per la prima esecuzione di Garonne, di Yuval Vital, il 26 gennaio 2009. A presto, saluto a tutti.